Buongiorno e benvenuti nella nostra nuova video rubrica Come fatto? Nella puntata di oggi vi parleremo dei pali in cemento armato precompresso, prodotti che all'apparenza si assomigliano molto, ma che in realtà hanno delle grandi differenze legate dalla scelta delle materie prime e dal loro utilizzo in fase produttiva. Pensate sia semplice realizzare un prodotto così? Andiamo in produzione a scoprirlo. In questa operazione lo stampo viene ripulito da eventuali residui di cemento delle operazioni precedenti e successivamente viene irrorato con un olio disarmante che servirà a facilitare l'estrazione dei pali una volta pronti. In questa fase stendiamo le armature lungo lo stampo in modo che ogni singolo palo abbia le trecce posizionate in maniera corretta. Questa operazione è una delle più delicate perché, se le trecce fossero mal posizionate, la tensione che andremo ad applicare non verrebbe distribuita in maniera uniforme su tutta la lunghezza del palo, compromettendone la resistenza. A diverse sezioni di palo corrispondono diversi posizionamenti delle armature. Azionando dei pistoni idraulici, tendiamo contemporaneamente tutte le trecce d'armatura, portandole alla tensione di esercizio necessaria per garantire la corretta precompressione. L'impianto di betonaggio provvede alla produzione del calcestruzzo, che viene trasportato fino al punto di utilizzo con un carroponte mobile telecomandato. Una volta arrivato nel punto prestabilito, viene aperto il contenitore e rovesciato il calcestruzzo sugli stampi. Una staggia meccanica fa poi vibrare il calcestruzzo, estraendo le bolle d'aria e rendendolo compatto. Una volta riempiti gli stampi e compattato il calcestruzzo, si provvede alla lisciatura superficiale, volta ad eliminare gli spigoli e creare la marcatura a V distintiva del prodotto di qualità valente. A questo punto il calcestruzzo dovrà rimanere nello stampo fino a quando l'acqua presente e relativa umidità non sarà evaporata completamente. Raggiunta la perfetta maturazione del calcestruzzo, si procede, tramite una macchina semovente, all'estrazione dei pali dagli stampi. Gli stessi vengono appoggiati sopra dei traversi in legno in attesa della successiva operazione di taglio. A questo punto, una sega meccanica, posizionandosi con precisione sul traverso di legno, effettua il taglio del palo nelle lunghezze prestabilite. I pali tagliati vengono prelevati e trasportati sulla linea di confezionamento, la quale provvede a riconoscere la sezione del palo e a realizzare il packaging previsto, che può essere personalizzato secondo le richieste del cliente. I materiali vengono prelevati e portati negli spazi di stoccaggio, dove verranno ordinati per sezione e lunghezza. Più cicli programmati di irrorazione con acqua garantiscono al prodotto il raggiungimento di una maturazione ottimale. I materiali vengono stoccati in apposite aree di prelievo che permettono di identificare correttamente le singole spedizioni,